Sono passati tre anni da quella tragica notte del 24 agosto 2016, ci troviamo ad accumoli, erano da poco passate le 3.30 quando in pochi secondi qui tutto si è distrutto. 11 sono state le vittime, 4 delle quali in una casa poco distante da qui che andremo adesso a vedere. Alle mie spalle la torre civica è quello che rimane del Paese, ovvero nulla. Questo è il portone dell'antica chiesa che sorgeva qui ad Accumoli, la chiesa che poi, come molti sapranno, ha generato un dramma all'interno di una famiglia completamente scomparsa. Abbiamo raggiunto il consigliere Di Gianmarino il quale ci sta accompagnando all'interno di accumuli dove possono entrare le nostre telecamere e far vedere oggi a tre anni di distanza com'è la situazione, vediamo ancora le macerie, ma questa chiesa in particolare è sotto sequestro. Eh sì, è sotto sequestro e qui ci sono stati quattro morti, esattamente la famiglia Tuccio, padre, madre e due bambini. La vicenda del campanile che si è staccato. Eh sì, è caduto sull'abitazione, per questo motivo è tutto sotto sequestro. Ci sono ancora le indagini in corso. Abbiamo raggiunto il neo sindaco da poco eletto qui ad Accumoli, Franca D'Angeli, per fare insieme a lei anche il punto della situazione, il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, eh, capire perché c'è la lentezza su alcuni lavori in particolare e quello che sarà il, il futuro, come porterà avanti questo problema con il terremoto e con la ricostruzione. Si è detto che forse. Non sarà possibile ricostruire tutto quanto su ad accumuli per problemi di nuove scosse o di, o di rischi che potrebbero essere idrogeologici. Allora, noi subito dopo il sisma abbiamo autorizzato una microzonazione, e dai risultati ottenuti è venuto fuori che non, tutto, non tutte le frazioni possono essere ricostruite, qualcuna addirittura verrà completamente delocalizzata per intero, e invece ce ne sono ce ne accumuli capoluogo la parte bassa non può essere ricostruita e delocalizzata però solo quella parte e quindi adesso si sta lavorando su questo dove bisognerà mettere in sicurezza il territorio in parecchi punti perché abbiamo vari dissesti idrogeologici. Ecco sindaco abbiamo notato che c'è sono tre anni c'è una lentezza un pochino sui lavori questa lentezza può essere attribuita a dei fenomeni burocratici? Beh sicuramente sì e anche da un punto di vista del territorio perché ripeto ci sono tanti dissesti che vanno messi in sicurezza la burocrazia senz'altro le leggi non ci aiutano noi cercheremo di spingere di, di, di fare in maniera che tutto avvenga in, maniera, in modo più veloce ecco questo laddove è possibile ci stiamo attivando ma non ci si riesce sempre oggi ancora è tutto transennato è tutto un cantiere una zona rossa quando pensa che si potrà riaccedere almeno dentro il paese vecchio allora per quanto riguardano le, le frazioni stiamo togliendo in molte di esse la zona rossa anche perché diciamo le macerie sono state rimosse per cui non c'è più nessun pericolo. Per quanto riguarda il capoluogo invece cercheremo di restringerlo un po' eh, il perimetro della zona rossa però abbiamo una parte molto antica in cui le macerie sono ancora presenti e sono quelle catalog catalogate a. La ringrazio Sindaco e in bocca al lupo. Speriamo che crepi, grazie con voi. Siamo nella zona rossa di accumuli con il consigliere Dante di Gianmarino eh, che ci racconta un po' eh, di che cosa c'era qui prima di queste macerie. A eh, Questo punto esatto noi ci troviamo sulla strada che portava noi diciamo le frazioni di sopra, cioè Terracino, Villanova, eccetera. Qui c'era un arco con sopra il comune. Oggi come possiamo vedere non è rimasto assolutamente niente. Quali case pensate possono essere ricostruite? ricostruite e vengono ricostruite tutte tranne che la zona bassa di piazza San Francesco che ancora non si sa se viene dislogato o meno ma nel resto del paese dovrà essere ricostruito ci vorrà un po di tempo in questa zona perché era la più antica Perciò ci sono gli smontati. Sì, spieghiamolo: che qui sono tutti beni di categoria A, che quindi vengono catalogati e messi. Eh, sì, modo. certo, vengono smontati e prelevati i vari pezzi che poi li serviranno per il loro montaggio in futuro. Mi trovo nel magazzino dove sono stati catalogati tutti i reperti A provenienti dal Centro Storico di Accumuli. Sono, come vedete, tra le campane delle chiese e i frontoni e le colonne dei palazzi più belli, che risalgono al 1500 e anche prima. Vi parlavo di un magazzino perché reperti di questa importanza dovrebbero trovarsi in un magazzino. In realtà, troppo siamo in un ricovero di fortuna. Questi sono i reperti A di cui vi parlavo e, come vedete, sono sottoposti agli agenti atmosferici che li sta sfaldando, addirittura le etichette che li contraddistinguono eh, si stanno deteriorando. Queste purtroppo sono le lungaggini della burocrazia. Questo materiale, che è di proprietà privata, potrebbe essere tranquillamente ridato ai legittimi proprietari che sicuramente l'accudirebbero in miglior misura. Quella che avete visto e che ci ha descritto la nostra Anna Tarcusi insieme al consigliere di Gianmarino è la situazione qui ad Accomoli, una situazione che è rimasta invariata a quella che abbiamo visto tre anni fa. Ma adesso ci spostiamo, vogliamo andare a vedere le SAE, le casette, come vive la gente nelle casette. Mi trovo con la signora Elvira proprio sotto la tettoia della sua casetta, che ci racconta un po' della sua esperienza con il terremoto. Mi trovo in ferie qui con mia figlia, due bambini di mio figlio. E Quella notte purtroppo abbiamo avuto una cosa bruttissima. Avevo una casa comprata, riscattata dai miei fratelli, era di mia, mia madre che sono morti. Io purtroppo vorrei la mia casa, gentilmente chiedo soltanto la mia casa. Non chiedo altro, chiedo solo che me ne rifacciano casa. Signora Elvira, perché a tre anni lei ancora non sa quando le ricostruiranno la sua no, casa? E non è colpa mia, è lo Stato che deve intervenire, ci deve aiutare, perché io avevo questa casa tutta immobiliata, nuova, non abbiamo ricevuto niente e mi deve credere, soffro proprio tanto, tantissimo. Sì, chiedo solo questo e nient'altro, il resto per me qui, adesso non siamo male, però la casa nostra è la casa nostra. Sono con la signora Franca che è una delle abitanti delle Casette Sae che ci racconta un po' come ha vissuto il terremoto. L'ho vissuto male. Io dopo 35 anni che ho vissuto a Roma sono ritornata a vivere qui perché è il posto dove siamo nati io e mio marito è il posto che ce l'abbiamo avuto sempre nel cuore nonostante vivevamo fuori. Dopo 15 anni che vivevamo qui è successo il terremoto. C Ho due case, adesso mi ritrovo senza niente, due case di tre camere ognuna, mi ritrovo con 40 metri a vivere su 40 metri quadri, però io ci vivo bene perché mi piace il paese, mi piace la natura, mi piace l'aria che respiro. E L'unica cosa che manca è il rapporto con le persone, perché non lo so se dipende da me, eh, però non riesco. Magari il dolore ha un po' chiuso i cuori. Eh sì, sì, forse quello, non lo so. Eh, cioè non c'è poco rapporto fra le persone, è quello che vivo molto male. La sua casa la ricostruiranno? Eh, non lo so, non la, io non la ricorderò sicuramente, per come stanno andando le cose, non credo che la ricorderò, perché se dopo tre anni ancora... io Una casa è stata proprio buttata giù dopo il secondo terremoto, poi c'è una casa che è ancora in piedi, che deve essere demolita, però dopo tre anni ancora sta lì. Eh, perché ci sono le belle arti, ma io queste belle arti veramente non riesco a capire quale sono. Perché... Sono con la signora Cinzia, a è stata assegnata la, la casetta che vedete alle nostre spalle, e ci racconta un po' la sua esperienza. Niente, sono trascorsi tre anni eh, dal tragico evento che ha distrutto diciamo, la, la vita di tante persone ma anche la nostra, perché comunque noi da allora non, una parte di noi, io dico sempre, è morta insieme al terremoto e la cosa più brutta è che comunque sì, viviamo nelle casette, delle casette che comunque... Io non mi lamento, pur avendo una bella casa, avevo, io ci sto, diciamo, ci sto bene, anche poi, ecco, se ci sono i pavimenti un po' danneggiati, delle case, appunto, so che sono state riscontrate muffe, quindi dei problemi ci sono, ma io, diciamo, ringraziando Dio, non. Ci sto bene, mm, il problema è per chi ecco, ha le case dei 40, 40 metri: che secondo me non andavano fatte perché ehm, cioè almeno. troppo piccole. Diciamo. Sì, anche perché due persone su 40 metri, se si facevano da 60, si dava la possibilità anche che, comunque a far ritornare qualcuno in più nelle nostre zone perché noi purtroppo. Eh, lo Stato oh, ci ha abbandonato. Mi dispiace dirlo, sono venuti, ogni anno vengono. I primi tempi sono stati, mh, sembravano vicini, sembravano che volessero fare chissà cosa, però a distanza di anni, eh, noi a Cumuli ci sono ancora le macerie da togliere, non c'è un inizio di ricostruzione. Come per esempio c'è da Matrice, non nel corso, diciamo, ma lungo la zona eh, diciamo, fuori un po' Matrice, stanno ricostruendo delle, delle costruzioni anche con delle case condominiali. Quindi, il prossimo anno probabilmente rientreranno eh, molte persone. Qui noi siamo abbandonati. Lo Stato forse perché non, non è colpito in primo. Primo... Diciamo che questo è l'epicentro del terremoto, giusto? Sì, però ecco, noi ogni anno appariamo sulla televisione e poi finisce tutto lì. Invece, secondo me, forse perché loro non ci sono passati, non sanno quello che vuol dire. Perché io metterei loro nelle casette. Pare, noi siamo qui proprio per darvi voce, ecco. Le dico un'altra cosa, vede lì c'è quel bar? Quel bar, sono tre anni che il comune sta cercando di, di farlo aprire. Noi non abbiamo niente perché tutti i negozi sono sulla salaria. Giustamente hanno deciso, capisco, insomma, chi aveva una, un negozio che rimaneva da accumuli non c'era tutto, tutto questo grande lavoro. Diciamo. lavoro. Quante, quante case, sai, ci sono qui in questa però insomma non c'è tutto questo quindi stando sulla salaria sicuramente c'è un'entrata maggiore però ecco noi abbiamo l'unico edificio che potrebbe essere utilizzato questa, questo bar che però per ragioni di, ehm, burocrazia. Di, di burocrazia perché è vicino troppo al cimitero e sono tre anni che noi ancora dobbiamo vedere il nostro bar aperto e secondo me è sbagliato perché eh, in un luogo dove è accaduto un evento così eh, grande non si possono rispettare le leggi, ma secondo me vanno fatte delle leggi straordinarie che vanno applicate in questi casi, perché qui non c'è vita. Anche per creare un po' di comunità, è quello che ci avete detto tutti, no? Nelle nostre telecamere. Piano piano tutti abbandoneranno, cioè si tenderà ad abbandonare questi luoghi che poi sono belli, però purtroppo non, poi la relazione con le persone più sta più diminuisce, perché ognuno comunque anche preso proprio dal dolore, ognuno. La vive in un modo. Si sì, isola, si chiude, isola, no? Si isola, si chiude, poi si diventa anche a volte più cattivi. Chi... Poi se non c'è comunità è in questo proprio eh, i punti di aggregazione servirebbero, no? E anche mi hanno detto il ritorno delle seconde case. Che noi abbiamo tre punti di, di aggregazione, però non vengono sfruttati perché le persone, comunque, non. non hanno ne un po' neanche la voglia, devo dire, non, partendo anche da me, tante volte non. Non c'è la voglia, però ecco questo punto, questo, questo bar. Eh, speriamo di tornare la prossima volta e di vedere almeno il bar aperto. Speriamo, via. almeno questo sarebbe un inizio per noi, e che lo Stato ci stasse più vicino. Solo questo. Sono con la signora Luisa che per un periodo di tempo è stata a San Benedetto del Tronto e poi gli è stata assegnata la sua SAE. Allora, come l'ha trovata? Come, come se l'aspettava, come è stato? Sinceramente la trovavo un po' diversa. Non trovavo una casetta qui così, è molto leggera come casa. È certo, hanno detto che sono moduli abitativi provvisori, però io qui la provvisorietà la vedo molto lunga. Non è che vedo. Sono passati due anni, la sua casa in che stato è? La mia casa è stata demolita venti giorni fa, non c'è più casa. Ho solamente questa casetta adesso che ci hanno dato, però speriamo di... Che fanno qualcosa, lo Stato si sveglia di fare qualcosa perché noi non ne possiamo più di stare qui. E... Dopo la demolizione, i tempi, cosa le hanno detto quando eh. sarà costruita casa? Sono molto lunghi, sono molto lunghi i tempi, non sono semplici qui da noi. Però dovrebbero metterci veramente la, eh, le Un mani, po' di coscienza, di coscienza no? E, coscienza, e, capire... e capire come stiamo messi noi, che non abbiamo proprio più niente perché uscendo da questa casetta io. Non c'è più niente, non è che ho un'altra casa, una seconda casa, io non c'ho più niente. E soprattutto mi dicevano: Non c'è più la comunità, devono tornare le persone, le persone anche le seconde case, le case le seconde che erano l'anima, da fare un'area un per, per fare queste seconde case in modo che. Almeno l'estate si rimpopola un po' più il paese, c'è più gente, c'è più vita, c'è più animazione. Qui non... Ritornate a essere la comunità che eravate, giusto? Sì, che eravamo veramente una bella comunità ad Accomoli perché era un bellissimo paese, un bellissimo borgo, si facevano tante belle manifestazioni che adesso sono svanite. Anche se si fa una piccola festa ma non c'è più quell'unione che c'era prima. Prima c'era molto più unione per tutti quanti, adesso non c'è più niente. E speriamo che veramente ritorna. ritorna solamente l'aria qui ci sta, perché il paesaggio è bello, l'aria è pulita, è limpida, però non man mancano tante cose, tante tante, tante cose. Prima cosa è anche, la, come ieri dicevo, la gente deve essere un po' più aperta, un po' più cosa, ci siamo proprio chiusi, chiusi dentro perché è, non è stato un terremoto, è stato un grandissimo dolore per tutti quanti, per tutta la comunità. Non è stato così, infatti. Con la signora Luisa parlavamo proprio di rivedersi nella nostra intervista sul canale 818 del Digitale Terrestre. Lei mi diceva che purtroppo eh, con queste casette insomma, non riescono a vedere sempre la televisione. No, Perché appena c'è un piccolo temporale, una piccola pioggia, o, eh, noi non vediamo, non vediamo i canali la chiediamo a chi di dovere se magari questa cosa può essere risolta. Certo, quel dovere, almeno anche l'inverno che stiamo qui dentro, che nevica, almeno da vedere solo la televisione ci abbiamo, perciò di, di aiutarvi a farvi vedere almeno quella, giusto? Infatti, da vedere almeno la televisione. Non solo Accumoli è rimasta in queste condizioni, ma anche nelle Marche abbiamo da poco passato il confine, ci troviamo ad arcuata del Tronto, più... Precisamente a Piedi Lama, una frazione di Alquadra del Tronto, dove la situazione è rimasta come tre anni fa. L'unica cosa eh, che abbiamo visto cambiata dal nostro ultimo sopralluogo, che sarà stato circa un annetto, un annetto e mezzo fa, sono state le apposizioni delle cartellonistiche che avvisano che c'è una zona rossa, come questa Transenna che potete vedere qui, o dei cartelli che potete vedere in giro. Ed ecco la situazione, la vedete con i vostri occhi, è rimasta uguale, identica a quello che era prima. Quindi anche qui ricostruzione molto molto lenta. Mi trovo con Emanuele Petrucci, uno dei titolari di una delle aziende più antiche di Arquata. Eh, ha parlato davanti alle nostre telecamere proprio appena era successo l'evento sismico e lo riascoltiamo ora dopo tre anni, dopo che ha riuscito a ricostruire in parte la sua azienda. Beh, Abbiamo delocalizzato su un terreno privato, l'aiuto c'è stato da parte dello Stato, beh, ma rispetto all'investimento è stato minimo. Abbiamo messo diciamo, su un quinto ha partecipato lo Stato, per il resto abbiamo partecipato noi, abbiamo una terra di proprietà e abbiamo rimesso l'azienda qui nella zona industriale di Pescara del Tronto. Non è stato semplice per quanto riguarda i problemi burocratici, comunque la nostra ostinatezza ci ha portato a riaprire l'azienda e oggi a tre anni del sisma abbiamo recuperato qualche tutti i clienti. A dire che è stata una passeggiata eh, non lo posso dire perché insomma i problemi burocratici anche scemenze sono stati tanti. Allora Emanuele, quella notte hai perso la tua casa con, la tua, mog con tua moglie e i tuoi figli, siete riusciti a uscirne sì. vivi, no? ora l'azienda resta in piedi, ringraziando Dio, e per la casa che previsioni hai? La, la casa adesso è un problema, fra virgolette, secondario perché ci siamo sistemati in queste Sa, in queste abitazioni di emergenza e da come sta andando la ricostruzione, eh, praticamente che non è che ho, ho molte speranze. Prima di 10-15 anni penso che non sarà possibile rientrare nella nostra casa. Ringrazio Dio perché in quella notte siamo riusciti a uscire eh, sulle nostre gambe e portare in salvo i nostri figlioli. Per quanto riguarda il ritornare a casa sarà una cosa che vedo lontana, un miraggio. Comunque andiamo avanti e siamo fiduciosi sperando che qualcosa cambi in uno di quei paesi di cui non si parla molto, ma non è l'unico. Abbiamo visto che qui lungo la stessa linea ci sono anche Alquadra del Tronto letteralmente distrutta, Pescara del Tronto letteralmente distrutta e andando più su anche Danni ha visto, Ussita e molti altri paesi. Ritorneremo sicuramente in questi luoghi. Continueremo a stare vicini agli abitanti per mostrare a tutti voi quello che realmente sta accadendo.